ciao ragazzi, allora come sapete è appena uscita la collezione di make up di Victoria Beckham e non sto parlando della collaborazione che ha fatto tempo fa con Estée Lauder, ma sto parlando del suo marchio vero e proprio che finalmente ha una linea di make up che speriamo si espanda. Voglio assolutamente uno andare a vederli con voi sul sito, vedere i prezzi e due voglio acquistare tutto il possibile, farmelo arrivare a casa e testare tutto con voi. Quindi siete pronti? Let's go! Ok, andiamo su www.victoriabeckhambeauty.com e qui c'è raffigurata lei con questo smokey eye super glitterato. Ci sono, wow, beh, il sito è molto molto ben fatto, molto carino devo dire. Ci sono tutte le varie, allora ci sono, mi sembra di capire, degli ombretti tipo in crema glitterati, o comunque degli ombretti in crema. Vedo una matita per gli occhi nera e poi vedo quattro palette colorate, quindi una sui toni del marrone, una sui toni dell'arancio nude, l'altra invece è più sui toni del grigio e poi c'è un'altra con colori più sull'azzurro e sul blu. Sono molto molto belle così a vedersi e secondo me rispecchiano molto lo stile di Victoria, che ha sempre questi smokey eye molto fighi, molto intensi, ma sempre eleganti e sofisticati. Andiamo a shop the collection, andiamo ad acquistare i nostri prodotti e vediamo. Una vedo che è già out of stock ed è la, si chiama Tuxedo ed è quella con le tonalità un po' più sul marrone freddo grigio, però ci sono tutte le altre palette. Ci sono questi ombretti in pot tipo tutti illuminanti glitterati e ci sono i Kajal eyeliner che sono tre. Sono nero bronze, quindi sarà un color bronzo nude e poi un bordeaux. Gli ombretti glitterati, li vedete, sono di questo marrone glitterato, blu glitterato, poi c'è un color vaniglia perlato e poi questo nero glitterato un pochino più intenso. Le palette sono tutte meravigliose. Sarei stata un po' in dubbio, devo dire, con la Tuxedo, che è molto bella, mentre invece una che so che non prenderei assolutamente perché non la userei tanto è la Royal, perché sul mio colore di occhi noto, almeno io penso, che le tonalità dell'azzurro e del blu non stiano proprio benissimo, forse perché appunto avendo gli occhi di questi colori, secondo me i colori azzurri non li mettono tanto in risalto, anzi li fanno sembrare più grigi che blu. Mentre io direi di prendere la Smoky Eye Brick in colore Signature, quindi aggiungiamo, ok, il prezzo, e lo vedevo anche prima, è di $54, questo è l'unico sito ufficiale di Victoria Beckham e non c'è purtroppo uno shop per l'Europa. C'è anche da dire che comunque la collezione è stata appena lanciata, quindi non sappiamo se magari in futuro lo sarà, per adesso si paga in dollari e quindi temo che dovrò anche rischiare la dogana. Oltre la Signature andiamo quindi a prendere quella sui toni dell'arancio, che sono i miei preferiti per quanto riguarda gli ombretti, che si chiama Tweed Add to Bag, anche questo $54, quindi siamo già in totale a $108 senza la spedizione, che non so se si paga oppure no, ma due palette, beh, mi sembrano abbastanza grandi, però due palette $108 sono tipo un po' meno di €100, una roba del genere, sono molto cari. Il prezzo è molto alto, ma d'altronde anche la sua linea di abbigliamento comunque è su uno standard molto alto, quindi me l'aspettavo un po'. Gli ombretti in crema, credo almeno siano in crema, lei li chiama Lid Luster, quindi non lo so, un colore luster glitterato per lid, che significa palpebra, sono $36, quindi più o meno un, non lo so, 32-33 euro, una cosa del genere. Comunque molto molto, cioè molto molto, diciamo che il prezzo è parecchio alto, ma bene o male tutti i brand tipo Chanel, Dior, Saint Laurent sono tutti più o meno su questa fascia di prezzo. Tra questi quattro glitterati andrei proprio a prendere il blonde, che mi sembra il più illuminante di tutti, così magari posso usarlo anche come illuminante. Cerco di sistemarmi i capelli in questo video
Perdonatemi, vabbè, un po' come tutti i video. Ok, add to bag. E adesso con l'illuminante dei due palette siamo a $144, ragazzi. Cioè, tipo, non lo so quanti sono, 100, un po' meno in euro, praticamente 135 euro, una roba del genere. Il che per tre prodotti è tanto, non si può dire di no. Ma mi aspetto anche che siano di qualità super, perché Victoria Beckham, lei di solito è una garanzia, quindi sono, ho aspettative molto molto alte per i suoi prodotti, spero che non mi deluda. E poi l'eyeliner lo prendiamo nero, direi che nero è quello che uso di più ed è quello che andrei ad usare sicuramente se volessi fare uno smokey eye come quelli che porta lei di solito. Quindi questi sono tutti i prodotti disponibili per adesso, non ci sono altre tipologie di prodotto, solo altre colorazioni rispetto ai prodotti che abbiamo già preso. Quindi nel nostro carrello c'è il Lid Luster in colore blonde, $36, il Satin Casual Liner Black, non ho preso il temperino ma non mi serve, non ho visto nemmeno però l'opzione di aggiungerlo, fa niente, $26. Poi ci sono le due palette che si chiamano Smoky Eye Brick, una in colore Signature, l'altra in colore Tweed, il totale sono $170. Che sarebbero, adesso vado a fare la conversione, vediamo quanti euro sono. Sono 155,12 euro. Checkout, quindi procediamo. Ok, qui vado ad inserire tutte le mie informazioni e poi ci calcolerà la spedizione, il costo della spedizione. Ok, la spedizione è calcolata. Arrivo da 4 a 9 giorni lavorativi, il che non è niente male, e ci sono le tasse e le spese doganali già incluse nel costo. Sono curiosa, $53,63, ragazzi, quindi il totale è di $223,63. Cioè, sono un po' stupita e un po' sconcertata dal fatto che la spedizione costi $53,63, che è un po' meno di 50 euro. Mi sembrano dei costi veramente folli, anche se dovessero arrivare i prodotti dagli Stati Uniti, mi sembra onestamente troppo farli pagare 53. Però d'altronde c'è scritto che le spese e i costi doganali sono inclusi, quindi penso che questo giustifichi, perché di solito le spese doganali sono almeno sui 40 euro se ti va bene, quindi direi che se la calcoliamo così, le spese doganali costano molto e la spedizione molto poco in realtà. Comunque il totale è $223,63. Andiamo a vedere quanto sarebbe in euro. $223,63 sono esattamente €204,49. Quindi ragazzi, 4 prodotti, €204,49. Sono veramente, veramente molto molto cari. Stavo provando a vedere se si può andare al sito inglese e farmi mandare i prodotti da lì, quindi pagando meno spese di spedizione e senza ovviamente aver bisogno della dogana, ma non è possibile. Ho provato a fare il checkout e l'unico paese disponibile che mi dà se vado sul sito inglese è l'Inghilterra e il Regno Unito, quindi devo per forza andare sul sito worldwide e quindi non abbiamo altra scelta per avere questi prodotti che effettivamente pagare questo costo. Io adesso finisco il checkout, vado ad inserire tutti i dati della mia carta di credito e a questo punto, ragazzi, noi ci rivediamo quando i prodotti mi arrivano e li scopriremo insieme, li vedremo insieme, sono curiosissima, quindi ci vediamo tra qualche giorno. Several days later. Sono passati esattamente 12 giorni e sono arrivati i nostri due pacchettini. Per una qualche strana ragione mi è arrivato prima uno e poi l'altro con due postini diversi, a tipo forse un paio d'ore di distanza l'uno dall'altro. Sono due pacchetti, questo è quello che vediamo quando li apriamo, sono entrambi uguali, identici. Non ho aperto però le dust bag, spero sinceramente che sia tutto racchiuso qui, perché spero di non doverne aspettare un terzo di pacchetto. Allora, c'è la dust bag molto molto carina, forse non è poi così negativo il fatto che mi siano arrivati due pacchetti diversi, così ho due dust bag diverse. Qui c'è il nostro Smoky Eye Brick, la nostra palette di ombretti, ne abbiamo prese due, quindi questa è la
Signature. Oddio, è piccolissima. Non so, me l'aspettavo più grande, invece mi sembra così piccolina. Ci sono un po' rimasta, ma devo dire che il packaging, a parte che è parecchio pesante, quindi dà anche una sensazione di, come dire, di packaging di lusso, ed è tutto dorato ai lati con questo effetto sfumato molto carina. Vediamo i colori. Wow, allora c'è il logo, la plastichina, e poi c'è il logo VB qui in basso a sinistra sullo specchietto, e i colori mi sembrano molto molto belli. Ok, quindi nell'altra dust bag deve esserci tutto il resto. Allora abbiamo il nostro kajal, molto carino il packaging, anche in questo caso devo dire sembra molto classy. Vediamo, oh, wow, cioè i colori, la scrivenza è pazzesca ragazzi. Poi c'è il nostro lid luster, sempre questo effetto sfumato sul tappo con il logo VB, e ho già applicato un po' di illuminante ma voglio comunque andare a provarlo e a vedere com'è, perché so che Victoria usa sempre molto illuminante ma è sempre naturale, quindi dà un vero effetto glowy. E poi ultima nella nostra dust bag c'è l'altra palettina che abbiamo preso, che è la Tweed, e anche questa ha dei colori molto carini. Interessante l'accoppiata con questo rame e questo viola. Sono tutti un pochino brillantinati se non sbaglio. Vediamo l'altra. Sono, sì, tutti i colori sono lievemente brillantinati, ma niente che risulti troppo out there, troppo esagerato. Io inizierei, perché sono troppo curiosa di provare questo illuminante, inizierei proprio con lui. Wow ragazzi, ma è pazzesco. Per un trucco da tutti i giorni lo userei di più sulla palpebra, però ragazzi, per un'occasione speciale, cioè è pazzesco questo illuminante. Wow, è molto luminoso e ha al contempo questo effetto dorato, che ragazzi non è niente, niente male. Dà un po' l'effetto sudato, quando metto l'illuminante sopra il labbro a volte mi dà l'effetto tipo sudore, goccioline, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo adesso a vedere gli ombretti come sono, perché sono stra curiosa. Prendo quello color carne della nostra palette più chiara, opacizzo un po' la palpebra prima di metterci poi gli ombretti un po' più scuri. Voglio fare il classico smokey eye che ha sempre Victoria, cioè uno smoky marroncino scuro che va da un colore più scuro vicino alle ciglia a poi schiarirsi man mano che si esce verso l'esterno dell'occhio, e stessa cosa fa anche sulla rima inferiore. Io prenderei direttamente questo marrone scuro, sempre della stessa palette, lo metto solo vicino alle ciglia e poi lo sfumiamo con un colore più chiaro. Mi sa che avevo visto un makeup tutorial di Victoria Beckham dove faceva proprio così. Un tutorial che tra l'altro durava un minuto e ancora mi chiedo come abbia fatto, ovviamente con i tagli, ma era veramente stata velocissima, mi chiedo ancora come abbia fatto. Non sto tanto attenta, per cui mettiamo un altro colore. Poi dall'altra palettina vado a prendere questo marrone un pochino più caldo e vado a metterlo subito sopra questo. Anche nella scelta dei colori devo dire è stata molto coerente, perché ha scelto colori che lei stessa indossa, quindi questa cosa mi piace molto. Spero che in futuro escano altri prodotti della sua linea, perché ovviamente è stata appena lanciata, ma spero che si espanda la linea e che arrivino anche altri prodotti. Sarebbe interessante vedere un kit sculpting oppure un mascara, mi piacerebbe molto. Allora, adesso facciamo la stessa cosa sotto. Vado a prendere il colore più scuro e lo metto vicino alle ciglia, e poi prendo il marroncino un po' più chiaro, un po' più caldo, e lo metto subito sotto, lo sfumiamo assieme, li sfumiamo assieme entrambi. Ora con un pennello più ampio però prendo il marroncino più chiaro della palette con gli arancio, e sto notando che sono veramente parecchio polverosi i prodotti, forse è dovuto alla super pigmentazione che hanno, ma sono veramente molto polverosi, quindi bisogna stare un po' attenti quando si usano per non sporcare tutto, come sto facendo io in questo momento, tra l'altro dovreste vedere la mia scrivania. Comunque sfumo assieme con questo terzo marroncino, e mi piace molto
il colore che da più scuro diventa un pochino più chiaro verso la piega. C'è un po' di fallout, ma adesso non mi va di andare a pulire tutto, voglio però farvi notare, ragazzi, la super super, vabbè, l'ho detto miliardi di volte, non ve lo ripeto più, però mi stanno piacendo veramente molto. Vado a sfumare, anche se alla fine, stando attenti e applicandoli bene, sì, praticamente danno un effetto sfumato già da soli. Non sono fuoco, aiuto, ok, forse sì. E non lo so, mi hanno colpito molto. Secondo me ricorda un po' lo smoky eye che fa Victoria molto spesso. Non lo so, ditemi voi, forse questo è un pochino più caldo, ma con i miei colori, secondo me, una tonalità di marrone un pochino più calda rispetto a quella che usa lei, sta meglio. E poi arriviamo, ultimo ma non per importanza, al Kajal. Vado ad usarlo ovviamente per testarlo sia sopra che all'interno della rima, e poi lo sfumiamo per bene con lo sfumino. Wow, è facilissimo, ragazzi, da stendere perché è super super morbido. Credo fosse dai tempi tipo della fila in The Mac che non vedevo una matita così scrivente, così morbida e così piacevole da usare. Sfumiamola con lo sfumino. Di solito non andrei ad usare uno sfumino, sfumerei con un pennello, ma per andare a testarlo vediamo come si comporta. E in realtà mi sembra uno sfumino comunissimo, come si vede spesso in giro. Questo non ha niente di speciale, ma insomma il suo lavoro lo fa, diciamo. È super nero, super scrivente, super morbido. Non devo fare più di una passata perché ci sono matite che ti fanno fare 2-3 passate per avere un colore pieno, ragazzi. Qui no, qui il risultato è top. A me piacciono tanto questi prodotti, ragazzi. Adesso applicherò il mio mascara e dopodiché il trucco sarà completo. Ok, ragazzi, trucco completo e io sono super super soddisfatta sia del risultato del mix di colori che ho fatto, sia, ragazzi, e soprattutto ovviamente della qualità di questi prodotti, che è quello che ti puoi aspettare secondo me da Victoria Beckham. Ci ha fatto aspettare tantissimo prima che uscisse con una sua collezione, perché ovviamente era uscita quella in collaborazione con Estée Lauder, ma questo è il suo brand, questo è il marchio di make up del brand Victoria Beckham, quindi non voglio ripetermi perché ho solo cose positive da dire sulla qualità e sulla performance di questi prodotti. Quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, scrivetemi tutto nei commenti come al solito, e io vi mando un bacio grandissimo e non so ancora quando caricherò questo video, comunque se domani è un giorno feriale ci vediamo domani, se domani è weekend ci vediamo lunedì. Ok, un bacio grande, ciao!